affronta la menopausa la medicina Ayurveda? Innanzitutto parliamo di menopausa, è una patologia? Sicuramente no. E questo è da chiarire un po' per anche smorzare i toni che molto spesso ci sono intorno a questo grande argomento. La menopausa è uno stato fisiologico, un cambiamento nella donna che avviene così come avviene nel menarca, quando una bambina diventa adulta, diventa donna. Ma cosa comporta? Perché ci interessiamo tanto della menopausa? Perché purtroppo con essa avvengono dei cambiamenti importanti sia nella psiche che nel corpo della donna, e con essa si vengono ad avere anche dei sintomi molto importanti. Tutti quanti noi sappiamo che uno dei sintomi importanti sono le vampate, quindi questi aumenti di calore improvviso che soprattutto di notte creano grandi fastidi, causando anche l'insonnia. Oltretutto abbiamo un aumento di peso e molto spesso la menopausa è accompagnata da secchezza delle mucose, nonché da grande irritabilità e cambiamenti psicologici importanti. Non di meno molte donne vanno incontro anche a stati depressivi molto importanti. Perché dobbiamo ricordare una cosa: durante la menopausa si vengono ad alterare dei sistemi di termoregolazione, quei sistemi di termoregolazione che normalmente ci permettono a noi di passare da un ambiente freddo ad uno caldo, adattandoci in pochi secondi ad una nuova temperatura. Quindi se noi passiamo da una stanza calda, usciamo fuori, le temperature sono molto fredde, il nostro corpo subito regola tutto il suo apparato su quella nuova temperatura. Ecco, la donna in menopausa purtroppo perde questo sistema di termoregolazione dovuto anche all'alterazione, alla diminuzione degli ormoni, e quindi non riesce più a far fronte a queste potenti vampate che molto spesso creano delle grandi difficoltà nella vita di tutti i giorni, sia quando si trovano sole, ma soprattutto quando sono tra le persone, perché queste vampate non solo le sentono, ma è possibile anche vederle, perché diventano rosse e hanno subito bisogno di rinfrescarsi o semmai di alleggerirsi immediatamente dei loro vestiti. Allora, come possiamo noi veramente aiutarci con la medicina Ayurveda? La medicina Ayurveda affronta la persona in tutto il suo essere, quindi si va a preoccupare di quegli equilibri che si sono alterati durante questa fase della vita. Che cosa accade? Accade che noi possiamo affrontare i sintomi veri e propri attraverso l'utilizzo di fitocomplessi, quindi di piante medicinali atte ad abbassare questi sintomi. Inoltre, con la medicina Ayurveda possiamo usufruire delle terapie ayurvediche di massaggio. E ci sono molti tipi di massaggio. Per esempio c'è il massaggio che tende ad espellere questo grande calore che si viene ad accumulare all'interno del corpo femminile. Massaggio che tende a rinfrescare la donna per poter supportare questi momenti di grande calore. Poi ci sono dei massaggi che coadiuvano nella ritenzione idrica, un altro di quei sintomi che purtroppo appare durante questo periodo, nonché l'aumento di peso. Quindi dei massaggi che coadiuvano il metabolismo a poter eliminare il grasso. Quindi vediamo che effettivamente tutto questo può essere un grande aiuto. Quindi noi possiamo coadiuvare la donna proprio nel far passare questo periodo, che è il primo periodo dopo il climaterio, dove cominciano proprio a presentarsi questi sintomi.